Buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare il nostro candidato a sindaco Luigi Della Corte. E ci tengo a ringraziare tutti voi per essere presenti stasera. Mi chiamo Antonio Laudante e sono una voce dei brianesi. È con gratitudine, senso di responsabilità e grande umiltà che ho deciso di far parte di questa squadra. La mia candidatura è nata dalla volontà di mettermi a servizio del paese e di tutti voi, perché è inaccettabile vivere in questa triste realtà, con livelli così bassi e con continue difficoltà che ci presenta Villa di Briano ogni giorno. Non sono qui stasera per fare polemiche, né tantomeno puntare il dito contro qualche fantasma del passato, ma voglio andare oltre. Pretendo, e ripeto pretendo, che la nostra amministrazione operi in modo trasparente, rendendo chiare a tutti le attività svolte nella casa comunale. Infatti, nel nostro programma è prevista la creazione di una piattaforma web e di uno sportello comunale, dove ogni cittadino potrà esprimere ed esporre le proprie opinioni, ma soprattutto reclamare i propri diritti, avendo la certezza che saranno ascoltate e risolte. Un altro punto fondamentale del nostro programma è l'attuazione del baratto amministrativo, cioè consentiremo a tutti i cittadini bisognosi di pagare parte delle tasse attraverso lavori fatti per abbellimento di strade, la manutenzione di piazze e abbellimento di aree verdi di Villa di Briano. Voglio concludervi con la promessa che mi impegnerò ogni giorno in modo che i vostri diritti non dovranno più essere favori da restituire al momento del voto, ma ciò che di fatto vi è dovuto e riconosciuto. Tutto questo è possibile solo con il vostro aiuto e chiedo soprattutto ai giovani come me di seguirmi e di unire le forze per spazzare via le fumate nere che per anni hanno inquinato Villa di Briano. Mi raccomando.